Che cos'è la coscienza? È qualcosa che può risultare da una risonanza magnetica? Studi hanno dimostrato che le persone con lesioni alla corteccia prefrontale ventromediale sono realmente più inclini al sacrificio di una vita umana se percepiscono che sia finalizzato a un bene più grande. Ma che dire di coloro che non hanno problemi a sacrificare gli altri per i propri scopi egoistici? La crudeltà spietata è la nostra vera natura e l'empatia ne è un'anomalia? Mia nonna diceva sempre: è bello essere buoni. E forse è vero. O è meglio passare ogni momento da svegli a occuparci dei nostri bisogni egoistici. La buona notizia è che risulta esserci un vantaggio evolutivo nei gesti di semplice umanità. Non avremmo superato un freddo inverno del Paleolitico senza un po' di collaborazione. Eppure in un dato momento preistorico siamo stati cacciatori solitari. E ci sembra pericoloso mostrarci gentili verso gli altri membri della tribù. Ma se riusciamo a deporre la clava e le nostre pietre appuntite e rispondere all'imperativo dell'altruismo, sarà la vera ricompensa.